DJ Blade e Deborah De Luca. Potevamo fare a meno di DJ Criminal? No. MySpace è morto. No, non è che ve lo dovevo dire io, si sa. Qualcuno ancora ci crede però, e forse non fa male, soprattutto alcuni musicisti. DJ Criminal è uno di quelli. Io vengo dalla dance storica perché comunque erano brani più cantati in un certo modo, poi le cose cambiano e ti adatti anche un pochino al mercato, però in questo momento mi piace molto la minimal, l'elettronica, poco cantato, pezzi ricercati nei suoni, che è la cosa più importante proprio per far divertire la gente in pista. All'inizio, prima di comunque fondare la mia etichetta indipendente, ho fatto esperienza in altre etichette. Ho iniziato dopo un paio di anni, dopo tutta questa esperienza, a produrre direttamente io da solo, appunto con la Respiri Digitali, proprio perché volevo una libertà di movimento differente per comunque produrre ciò che realmente a me piace. Primo progetto è stato The Angel, si spazia in vari generi, dalla reggaeton alla dance, alla house, all'elettronica, allo stile 80, cioè varie tipologie di artista. L'esperienza con The Angel nasce da The Demo che lui mi inviò, ho prodotto il suo primo singolo che dal titolo The Power of Love. È stato il mio primo artista in assoluto, mi ha dato grandissime soddisfazioni. Fuxia è un artista che è entrato a far parte della scuderia della Respiri Digitali. Mi diverte molto produrlo in quanto appunto una drag queen, trasformista, estremamente elegante. Molte persone non sanno che tipo di mondo gira intorno a certi personaggi del genere. Io li trovo veramente dei grandi artisti perché sanno comunque elaborare dei costumi particolari, si gestiscono quasi sempre da soli. È uscito appunto un lavoro che è stato prodotto da Respiri Digitali, il suo primo video, il suo primo singolo dal titolo Run. Anche dalla moda, da un discorso di pubblicità, logicamente ho avuto la fortuna di portare questo bagaglio verso anche il discorso della produzione dei video, quindi mi curo personalmente il look dei miei artisti, il concetto, le storie, scrivo, cerco di creare qualcosa di differente e comunque che ci sia un messaggio all'interno del video di positività. Più si va avanti e più appunto questo fatto di apparire diventa importante, c'è una ricerca della perfezione. Siamo un po' contaminati e bombardati da immagini meravigliose, tutti comunque vogliono apparire al meglio, comunque l'immagine oggi purtroppo conta, uno deve anche avere la capacità di gestirla, anche se poi fa parte della, della sensibilità personale nel carpire il valore delle persone. Il progetto di The Romy nasce appunto da un incontro con il mio stretto collaboratore DJ Satomi, che è stata una delle mie prime produzioni perché più che altro è uno stile reggaeton che a me piace molto. Su certi progetti di questo livello non penso direttamente all'Italia, punto al mercato estero. Non a caso questo progetto è andato benissimo in Giappone, in quanto i giapponesi amano molto questo genere musicale. Ormai siamo tutti portati a stare 1000 ore davanti al computer, i ragazzi di oggi non hanno la cultura che avevamo noi quando eravamo più giovani, che era proprio una passione andarsi a comprare il vinile, i dischi in generale. C'è la tendenza ormai di acquistare online sui vari portali specializzati, quindi è importante esserci. Tante persone sono diventate importanti e famose tramite proprio internet.